sentiero non ce n'è e la vegetazione crea veramente molto problema. Con tutte le piogge che ci sono state, è particolarmente rigogliosa e alta. Sembra di stare dentro una savana. Seguendo un po' le tracce di roccia, qualche cosa si fa, ma quando poi c'è solo la vegetazione è veramente, veramente faticoso. Certo, poi guardate che spettacolo. È il lago lungo. E qui sotto abbiamo Sperlonga. Siamo sulla cima di Monte San Magno. Il monte di Sperlonga, che adesso vedremo, 489 metri. Dici, ma se sei al mare che ci va a fare in montagna? Perché dopo sta faticata mi faccio un bel bagno, guardate che mare. E vediamo la costa, lago lungo, e dietro Terracina. Dietro invece vediamo Gaeta in fondo e qui le montagne che sovrastano Itri. Gli Aurunci sono veramente montagne spettacolari, molto ruvide però, faticose. Siamo sotto le pareti di Ponte Vannella Mare. Sant'Agostino, e dove ci stanno splendide pareti di roccia per chi ama l'arrampicata.